Ci sono così tanti tipi di capelli nel mondo. Lunghi, corti, lisci, ricci. E ogni tipo ha i suoi problemi. Vai in bagno solo per lavarti le mani. E all'improvviso ti rendi conto che hai bisogno di pulire. Che schifo! Non va bene! I capelli nella vasca sono un problema che ogni ragazza con i capelli lunghi conosce. Guarda tutti questi capelli! Dovrei chiamare un idraulico. Ma sono tutti miei! Ci sono più capelli qui che sulla mia testa! Ma gli stili corti sono altrettanto difficili. La frangia mi cade continuamente sugli occhi. Che fastidio! I capelli sono così corti che non puoi nemmeno infilarli dietro le orecchie, come fa Megan. La frangetta me lo impedisce. Ah, sono al limite! Perché non provi a legarli con gli elastici? È un'ottima idea! Oh, Megan non si aspettava questa trasformazione. Questa acconciatura starebbe meglio all'asilo. Lunga vita agli anni 90! Almeno puoi scordarti della frangetta per un po'. Pare che le cuffie senza fili siano comode e liberatorie. Ma a Cindy non piacciono. Balla così tanto che le cuffie continuano a cadere. Oh, cavolo, ci risiamo! Meno male che Cindy ha i capelli lunghi, perché può fare questo. Legare delle ciocche intorno alle cuffie. Ora sono facili da trovare, anche se cadono. O forse Cindy dovrebbe tornare alle sue solite cuffie con i fili. Qual è meglio secondo te? Kylie ha i capelli ricci. Sa tutto sulla tortura con i pettini. No, si è rotto un dente! È davvero difficile pettinare i suoi riccioli. E credetemi, nemmeno un pettine con denti spessi può farcela. Si incastra nei capelli! I pettini delle persone ricce non vivono a lungo. Non riescono a gestire questo fitto lavoro. E la gente pensa che i ricci siano così carini. E questa è Candice. Adora i suoi capelli lunghi. Ma anche il suo fiore all'occhiello può causare qualche problema. Così. Whoops! I suoi capelli sono incastrati nella portiera. Ai! 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 Frena, Cindy! Sono stata fortunata questa volta. Ecco un trucco. Fatti i ricci la notte, legati i capelli e vai a letto. E la mattina non devi preoccuparti per i tuoi capelli. Si risparmia così tanto tempo e fatica. Ma attenzione, non sempre funziona. Infatti non ha funzionato per Lori. Non è un'acconciatura, è un incubo arruffato. Oh, cavolo, farò di nuovo tardi al college. Il parco dei divertimenti e lo zucchero filato sono la combinazione perfetta. Ma alcune persone dovrebbero stare attente. Una mossa sbagliata e lo zucchero filato è nei capelli di Cindy. Che schifo! Ora tutti i miei capelli sono appiccicosi. Puoi toglierlo, certo. Ma ora devi farti una doccia per lavare via tutto quello zucchero. Saper cucinare è un'abilità preziosa. Ma Cindy dovrebbe coprirsi i capelli mentre cucina. Soprattutto se sperimenta col pesce. Lavora duramente. E l'odore del pesce fritto si diffonde in ogni cosa. Compresi i suoi lunghi capelli. Una chiamata dal suo fidanzato. Arrivo! È così bello vederti. Che schifo! Cos'è questo odore? I tuoi capelli gusto pesce non sono appetitosi. A dir poco! Devo vantarmi con la mia amica del mio nuovo cappello. Che carino! È Jake di Adventure Time! Ok, fammelo provare. Sono sicura che andrà bene. No. Non è che non sia carino, è un po' stupido. È difficile indossare dei cappelli con i capelli corti e ricci. Lori sembra un piccolo spolverino.
classico. Le ragazze ricce vogliono i capelli lisci e le ragazze coi capelli lisci sognano i ricci. Beh, meno male che si può risolvere con una riccia capelli e una piastra. Ci vuole così tanto tempo! Ma si esce dal salone completamente trasformate. C'è solo un problema. Non si può mai vincere contro la natura e dopo un po' di pioggia tutto torna alla normalità. Oh no! Dov'è la mia acconciatura da sogno? I capelli corti sono molto comodi, ma la tua scelta di acconciature è limitata. Il massimo che puoi fare è cambiare la direzione della riga. Cindy si vanta dei suoi bellissimi capelli lunghi. Ma è impossibile per Lori avere uno stile del genere. E ha qualcosa di diverso. Ecco di nuovo Cindy, questa volta con uno chignon. Ma Lori può fare solo un piccolo codino. Trecce! Oh, mi prendi in giro! Una ragazza coi capelli corti non potrà mai farle! Kylie è di ottimo umore! Deve solo sistemarsi il trucco! Un po' di lucida labbra la renderà perfetta, ma le causa così tanti problemi! È come se i capelli fossero attratti dalle sue labbra! Non è bello! Dai! Non ce la faccio più! Benvenuti alla festa! Bevande fresche, flirt e piacevoli conversazioni. Vuoi scusarmi un momento? Non avere nostalgia di me? Ecco Lori! Una felpa con berretto. Bello stile per i capelli corti. Ma da dietro si potrebbe pensare che Lori sia un ragazzo. Ed è successo proprio questo! Ewald, calmo! È una mia amica! Lei? Ups! È stato imbarazzante! Anche gli adulti amano i parchi di divertimento. Woohoo! Che divertimento! Proprio come quando eri un bambino. Ma un giro ha delle brutte conseguenze. Ora c'è un intero bosco nei lunghi capelli ricci di Kylie. Sembra una fata della foresta. Avrebbe dovuto pensarci due volte prima di farlo. E poi ci sono certi tipi di borse che non si possono indossare coi capelli lunghi. Soprattutto quando hanno la catena. Ai! I miei capelli sono di nuovo incastrati! Che male! Non è una vera festa se non si balla, ma Cindy dovrebbe legarsi i capelli. Potrebbe ferire così. Ewald è nell'occhio del ciclone. Che cosa hai fatto? Poveretto, ha la faccia tutta graffiata. Capelli in una cerniera lampo. Dolore e tragedia. Megan ha già perso migliaia di capelli così. È una battaglia tra la sua felpa preferita e i suoi capelli. Ok, prendi le forbici. Oh. Camminare d'estate coi capelli lunghi sciolti è una vera sfida. È come avere una copertina sulle spalle. E il tuo collo è tutto bagnato. Ma un'amica con un taglio corto è fresca e confortevole. Sai perché alcune ragazze ci mettono così tanto a prepararsi? Possono passare un'ora intera ad asciugarsi i capelli. Beh, almeno Kylie lo fa. E poi ci sono prodotti di bellezza per fissare le punte e aggiungere un po' di volume. È un lavoro duro! È molto più facile coi capelli corti. 5 minuti in asciugamano e poi si pettinano i capelli con le mani ed è fatta! Il phon non è nemmeno necessario. E Cindy non è il tipo di persona a cui piace lavorare sodo. Asciugare con il phon, troppo lungo e faticoso. Devo fare in modo che l'asciugacapelli sia fermo. Stai lì! Ora va meglio! Ti è piaciuto il nostro video sui diversi tipi di capelli? Che tipo di capelli hai? Scrivilo nei commenti e metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessuno dei nostri nuovi sketch!